Ci spostiamo a Molfetta, la solennità della Madonna dei Martiri vedrà ospite nella città appunto di Molfetta e nell'intera diocesi il cardinale Angelo Becciu, prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi, e torna a Molfetta dopo la sua precedente visita in occasione della venuta di Papa Francesco. Solo uno degli eventi in programma per celebrare la solennità. Il programma ce lo illustra Don Vito Bufi, parroco della cattedrale molfettese. Siamo in cattedrale a Molfetta in attesa della Madonna dei Martiri, da sempre punto di riferimento per i molfettesi e non. Ultimamente Maria è stata considerata influencer di Dio. Cosa vuol dire? Maria, influencer di Dio, è stata usata come termine dal Papa più volte e soprattutto nella Christus Vivit. E, il Papa dice che Maria è influencer di Dio in quanto orienta la scelta di ciascun cristiano a Dio. Lei che è tutta di Dio porta Dio a coloro che si rivolgono a lei. La cosa più bella della presenza della statua della Madonna dei Martiri qui in cattedrale è che Maria entra nel cuore della città, per cui tutti i cittadini, anche coloro che sono lontani dalla fede, entrano qui in cattedrale e nella settimana di permanenza della Madonna dei Martiri qui in cattedrale ci sarà innanzitutto il rosario meditato animato dai gruppi della parrocchia cattedrale con una lettura ragionata di paragrafi della Christus Vivit, proprio per riprendere il tema di Maria, influencer di Dio. E poi l'altra cosa bella, è una novità di quest'anno, di sera in sera sono stati invitati alcuni parroci di alcune parrocchie che hanno dei cori parrocchiali che potranno animare con il canto la celebrazione eucaristica. E poi, come ogni anno, ci sarà la giornata dedicata agli ammalati, la giornata dedicata a una veglia dell'Azione Cattolica Cittadina e poi, come facciamo da qualche anno, ci sarà una celebrazione eucaristica che quest'anno è presieduta dal Vescovo Emerito di Cerignola, Monsignor Felice di Molfetta, con i portatori, coloro che porteranno la statua della Madonna domenica 15 dalla Cattedrale in Basilica. Tra le presenze più rilevanti per la festa patronale spicca quella del cardinale Becciu. Sì, il cardinale Angelo Becciu, che è il prefetto della Congregazione per le Cause dei Santi, è stato invitato dal nostro vescovo, Monsignor Cornacchia, sia per ricordare il servo di Dio, Don Tonino Bello, sia per partecipare alle celebrazioni della festa patronale. Per cui inizierà il 7 a sera alle 18:30 presso la Basilica, con l'incoronazione della statua della Madonna dei Martiri. Poi si sposterà qui in cattedrale dove alle 20:30 del 7 settembre ci sarà una celebrazione eucaristica presieduta dal cardinale per ricordare il nostro amato vescovo Don Tonino Bello. Il giorno dopo, 8 settembre, il giorno della festa in onore della Madonna, alle 11:30 in Basilica presiederà il pontificale per onorare Maria e poi la sera parteciperà allo sbarco del simulacro della Madonna, parteciperà anche alla processione e poi sul sagrato della cattedrale rivolgerà un breve saluto a tutti.